Buongiorno signori, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi, a grandissima richiesta e soprattutto dopo tanto tempo, eccomi qui a farvi una guida passo passo all'acquisto di GPU su eBay. Sia proprio il come trovarle, dato che è un periodo un po' difficile, però con un po' di pazienza si possono assolutamente trovare GPU su eBay, e poi come cercare di abbassare il rischio di fregatura sempre dei venditori, perché purtroppo la certezza non esiste mai, quindi quello che possiamo fare è controllare dei parametri e darci una sicurezza in più, che purtroppo, ripeto, non è assoluta. Quindi, prima di cominciare, come al solito vi chiedo un mi piace di supporto, che è fondamentale per l'algoritmo di YouTube. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche, anche quello è molto importante. In descrizione troverete tutti i link utili, tra cui i miei soliti portafogli cripto. Nei commenti scrivetemi se già sapevate questi metodi, se li utilizzerete, in generale commentate che li leggo tutti. Bene, andiamo a vedere prima di incominciare effettivamente cosa ci occorre, perché non ci occorre solo eBay, anche perché questo mondo del mining, soprattutto perché questo video è indirizzato a chi vuole incominciare a fare mining, però in realtà se a uno gli occorre la scheda video va bene comunque come guida. Allora, eccoci qui, ci occorre eBay, mi sembra anche ovvio, e What to Mine. Ve lo lascerò in descrizione, comunque basta che scrivete What to Mine, lo trovate subito. Ed è questo sito che ci permette di fare svariate cose. La prima è di guardare quanto il nostro rig possa essere profittevole, inserendo le schede video che abbiamo, il numero ad esempio, quindi una Vega 64, una 1080, e ci esce anche il calcolo preciso se inseriamo giustamente il nostro costo dell'elettricità. E quindi già questo è buono per vedere sui vari script qual è il nostro guadagno. E poi c'è una sezione molto molto interessante, che è GPU. Questa sezione ci permette di guardare quale GPU è più profittevole, anche addirittura inserendo il costo dell'elettricità, che in Italia la media è circa 0,25 centesimi di euro, quindi arrotondiamo così a 0,33 dollari, non è un calcolo preciso, però questo poco ci interessa in questo momento. Allora, vediamo. Perfetto, i calcoli rimangono pressoché invariati e la prima per profittabilità è la 3090, l'RTX. Quindi sostanzialmente qui possiamo vedere quali sono le schede video migliori da acquistare. Però, attenzione, non vuol dire che se quella scheda video guadagni di più per forza è meglio, anche perché purtroppo c'è da dire che queste schede video, soprattutto per dire la 3090, sono molto 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 costose, quindi devi sempre farti il calcolo del in quanto recupero il costo di questa scheda video. Ecco, questo è importante. Diciamo che finora i miglior qualità prezzo che io abbia mai trovato sono le RX 480 8 giga, le troviamo un po' in basso, però si possono trovare anche a 300 euro. È un po' difficile, con un po' di impegno si possono assolutamente trovare. L'unica cosa, purtroppo queste sono schede video che tante volte si trovano usate, quindi in realtà ci deve andare un po' a fortuna, perché non sappiamo poi l'utilizzo che ne è stato fatto prima. Se sono poi state utilizzate per il mining, diciamo che, ecco, potrebbero avere una vita un pochino più breve. Bene, ritorniamo al nostro schermo. Quindi noi, sempre avendo aperto What to Mine, in modo tale che dovessimo vedere una scheda video, non sappiamo quale sia la sua profittabilità, la guardiamo istantaneamente. Ritorniamo su eBay, dobbiamo andare in elettronica, naturalmente, vabbè, trovare la categoria esatta, quindi informatica. Vi faccio vedere come filtrare di tanto gli annunci e poi componenti e parti per informatica. Da qui possiamo già selezionare schede video e qua abbiamo già molto racchiuso il range delle schede video. Bene, partiamo dalle due tipologie di acquisti che ci sono: asta online e compra subito. Io poche volte mi metto nelle aste online, perché purtroppo esistono dei servizi online che permettono di rilanciare gli ultimi secondi con le offerte che si vuole, quindi soprattutto sulle schede video è difficile in asta accaparrarsele a buon prezzo. Quello che faccio io nella maggior parte delle volte è andare su compralo subito. A me non piace questa visione, metto elenco in modo tale che vedo già un paio di cose, e poi invece dei più rilevanti, perché giustamente se sono più rilevanti vuol dire che più persone l'hanno visti, o comunque sono lì perché devono essere
per un motivo o per l'altro più visibili, addirittura le sponsorizzate, per dire ok, in questo caso non ci sono, io metto in appena messi in vendita, ok? Perché appena messi in vendita? Perché ci potrebbe capitare di fortuna, e ripeto, la ricerca di una scheda video in questo periodo, soprattutto a buon prezzo, non è una ricerca di due minuti, è una ricerca che può impiegare anche giorni. Però, piuttosto che spendere 100-200 euro in più, io li userei 2-3 giorni di ricerca. Non parliamo ricerche di ore e di ore. Ogni tanto andate lì un po' a fortuna e vedete. Quindi, ricapitolando, compralo subito appena messo in vendita e vediamo quello che ci offre. Ci potrebbe essere la fortuna che qualcuno abbia appena messo in vendita una buona scheda video a un prezzo accessibile e noi riusciamo subito ad accaparrarcela. Poi ripeto, deve andare a fortuna. Ad esempio questa RX 580 non dico che è un ottimo prezzo, però non è nemmeno così esagerato. Io una purtroppo la pagai anche di più, per dirvi. E basta guardare effettivamente un pochino. Però adesso passiamo un attimo invece a capire quali sono le fregature che ci potrebbero star dietro e come cercare di evitarle. Poi ripeto nuovamente, perché a me interessa non illudervi, può sempre capitare di tutto, però noi cerchiamo di abbassare questo rischio ai minimi. Una volta che o le cerchiamo comunque su aste online, io faccio sempre, per non perdere tempo, metto quelle in scadenza, perché almeno non devo aspettare giorni per vedere se riesco a accaparrarmela o meno. Ok, metto qua in scadenza e via. Però io ripeto, secondo me la tattica migliore è comprarlo subito appena messo in vendita. Se siamo fortunati troveremo qualcosa. Ma ora, come non farsi fregare o abbassare comunque questo rischio? Apriamo un annuncio a caso, tipo quest'ultimo. Come possiamo vedere, soprattutto da computer che è molto più pulita l'interfaccia, io consiglio di fare queste cose un pochino da computer in modo tale da avere uno sguardo molto più d'insieme, secondo me. Vediamo che l'utente, ogni utente eBay, per chi non lo sapesse, ha dei feedback, cioè appunto dei feedback, ok? Spero non debba spiegarvi cosa sono. Da parte degli utenti, più sono questi feedback, più ci indica che quell'utente comunque c'è da diverso tempo su eBay e c'è la possibilità che non abbia fatto nulla per essere, come dire, bannato dalla piattaforma. Però attenzione, ci sono due tipi di feedback: feedback da venditore e feedback da acquirente. Se un utente ha tanti feedback come acquirente, non è detto che come venditore sia onesto uguale, ok? Quindi in questo caso io le schede video da chi ha 18 feedback le eviterei, perché 18 feedback sono pochini. Io compro solitamente dai 100 in su, poi bisogna vedere. Ad esempio questo, il prezzo è giusto perché comunque è una versione 4 giga. 56 feedback, andiamoli a vedere ad esempio. Ok, come vedere i feedback ricevuti come venditore o come acquirente? C'è proprio la sezione, selezioniamo negli ultimi 9 mesi e qua possiamo vedere come acquirente ne ha ricevuti tantissimi, come venditore zero. Io da lui non comprerei, non perché io stia dicendo che questo utente non sia legittimo, ma perché io preferisco andare dagli utenti con più feedback. Apriamo lui, sto aprendo degli annunci a caso. Ok, 104 feedback, già qualcosa di più. Apriamo l'annuncio, tralasciando le schede video, ora non sto dicendo quale scheda video buona, quale no. Lui è da diverso tempo che non vende, però l'ultima volta ha avuto un feedback come venditore. Ni, questo già potrebbe essere un ni, anche perché comunque la scheda video che vende non è nulla di che. Ok, qua abbiamo ad esempio una 588 giga, prezzo più o meno standard ormai, 110 feedback, ne ha addirittura 10. Se ne hanno così tante, c'è possibilità che sia stata utilizzata per il mining, quindi attenzione. Ha avuto 5 feedback positivi nell'ultimo periodo, negli ultimi 6 mesi. Come venditore, qualcuno, però ha avuto anche uno negativo. Ecco, e un altro. Quindi ricapitoliamo un attimo. Per cercare di abbassare il rischio, guardate sempre i feedback che superino almeno un centinaio. Questo è il mio consiglio, il centinaio non è una regola universale. Dopodiché andate a vedere quei feedback se siano da venditore o da acquirente. Quindi, primo step, i 100 feedback. Secondo, devi averle tanti come venditore. In quelli da venditore ci sono alcuni feedback negativi? Sì o no? Se ne ha alcuni negativi, guardiamo perché siano stati lasciati. Se è per la spedizione lenta, per queste cose qua, non ci interessa. Se è perché il prodotto non funziona, abbandoniamo l'acquisto. So che vi sto dando un po' tante informazioni, però volevo appunto fare questa guida all'acquisto e direi che effettivamente vi ho detto tutto quello che c'era da dire importante, secondo il mio parere, per un acquisto su eBay. Spero che questo video vi sia servito, sto cercando anche di finirlo non troppo lungo se non annoia. Vi ringrazio per la visione e mi raccomando, iscrivetevi al canale che per me è un grande aiuto. Grazie mille.